Felicità raggiunta. Se cammina per te sul fil di lama, se giungi sulle anime invase di tristezza e le schiari, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimase. Ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case. Scene dalla Liguria, forme e colori di una regione che ha dato al mondo milioni di cose e molte meno parole in fondo di altre, poche, pronunciate quasi a fatica, ma essenziali e indimenticabili. Era una sua maniera di non rispondere. Quando gli domandavi qualcosa a cui lui non voleva rispondere, faceva il tic. E allora potevi stare quanto ti vuoi, potevi stare davanti a lui quanto volevi, ma lui non rispondeva. Poi lui non si confessava con nessuno. Era un carattere che a volte, magari per motivi suoi particolari, poteva stare in silenzio per una settimana senza comunicare con nessuno, proprio particolarmente chiuso, insomma, in questo senso. E quindi quando qualcuno si proclama interprete delle sue idee o dei suoi sentimenti, molte volte, così, forse esagero un po', nel senso che era estremamente difficile che lui si aprisse completamente con qualcuno, insomma, era un po' il suo carattere particolarmente chiuso, così tipicamente genovese. Questo è il famoso terrazzino, è diventato famoso perché Montale ci passava i pomeriggi, la mattina no, perché la mattina andava sulla spiaggia, ma i pomeriggi li passava generalmente sul terrazzino, dove dipingeva i suoi quadretti, che erano bellini. Un giorno voglio farlo spiritoso e gli dissi che lui era un pittore della domenica, peintre di dimanche. Allora, no, casomai un poeta della domenica. No, lui aveva un senso dell'umorismo terribile, ma la cosa più buffa è che molto spesso qualcuno mandava a me delle poesie perché io le facessi vedere, cose che io mi guardavo bene dal fare, perché lui gli arrivavano delle pile di cose così che lui non guardavo. E allora un giorno gli ho detto: senti, io voglio da te un disconoscimento di nipotanza, cioè tu devi dire che non sei mio zio, quindi io sono tranquilla, non ricevo più niente. E dice: vabbè, tu dici che io non sono tuo zio. Dico: sì, però il cognome è lo stesso. Dirai che è una sciagurata coincidenza. Dalla stazione Principe ed altre piazze partivano innumerevoli vetture a cavallo. Io ne prendeva una tornando dalla villeggiatura, una all'anno, un giorno indimenticabile. Partono ancora oggi i treni da Genova per le stazioni dei piccoli paesi della Liguria. E sono soprattutto quei momenti nelle estati dell'infanzia, quando la libertà che ci è concessa assume la forma di mattini luminosi, di giorni che sembrano infiniti e senza limiti, finché ci si volta un giorno. E quelle stagioni sono lontane, ed è la vita a sorprenderci, con passo non più felpato, ma precipitoso. La Liguria orientale, la terra in cui trascorsi parte della mia giovinezza, ha questa bellezza scarna, scabra, allucinante. Per istinto io tentai un verso che aderisse ad ogni fibra di quel suolo. Tutto si svolgeva sotto un velo di allucinazione. C'è la descrizione nella Farfalla di Dinard, per esempio, delle nostre barche. C'era il lampo che io ho conosciuto ormai in disuso perché non andava più per mare. In effetti anche Eugenio, che non è stato mai un uomo di mare, però amava molto così il mare e lo si è visto appunto dalle descrizioni delle sue opere. E quindi è stato importante anche in questo senso questa sua esperienza di vita tutti gli anni a Monterosso, in un ambiente che era veramente quello del parco della villa, un ambiente di sogno, e quello che gli ha ispirato la prima poesia.
la casa dei Montale a Monterosso, nelle Cinque Terre, un angolo appartato e tuttora per alcuni quasi misterioso della Liguria, la casa delle vacanze, il luogo di origine della famiglia Montale, a cui sono legati i ricordi più radiosi e l'impronta decisiva di un estro poetico che quasi unanimemente ormai è considerato il più alto del XX secolo. E non è forse un caso che questa voce sia venuta proprio dalla Liguria, terra quante altre mai cara ai poeti, di una bellezza sobria e silente, come il carattere delle persone e dei luoghi, e di un secolo che ha scoperto o dato nome al male di vivere, la sigla, il marchio, quasi in senso pubblicitario, di Eugenio Montale, tanto che per parlarne ormai dobbiamo ricorrere alle sue parole. No, per esempio c'è una poesia, ma non saprei assolutamente spiegarla, perché io non so spiegarla, ma quella "spesso il male di vivere ho incontrato, il cavallo stramazzato", no? Che mi dà proprio veramente un senso di certi momenti della vita in cui ci sono dei momenti di tensione particolare in cui sembra di non farcela ad arrivare a certe cose. So. "Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia. Era l'incartocciarsi della foglia riarsa. Era il cavallo stramazzato. Bene non seppi. Fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua nella sonnolenza del meriggio. E la nuvola. E il falco alto levato." E poi un'altra frase che secondo me è meravigliosa è quella: "Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Perché è vero, perché nella vita sappiamo ciò che non vogliamo, ma è più difficile sapere cosa vogliamo, insomma. "Vedo il sentiero che percorsi un giorno, come un cane inquieto, lambe il fiotto, si inerpica tra i massi e rado strame, a tratti lo scancella, e tutto è uguale. Nella ghiaia bagnata s'arrovella un eco degli scrosci. Umido brilla il sole sulle membra affaticate dei curvi spaccapietre che martellano, polene che risalgono e mi portano qualche cosa di te. Un trapano incide il cuore sulla roccia, schianta attorno più forte un rombo, brancolo nel fumo, ma rivedo. Ritornano i tuoi rari gesti, il viso che aggiorna il davanzale. Mi torna la tua infanzia, dilaniata dagli spari." Le radici della famiglia sono a Monterosso, abbiamo notizie, mi pare, sino al 700, alla metà del 700. Pare che fosse una famiglia che avesse un suo ruolo importante, si parla di notai. Nel 1900 è stata costruita questa villa che era un po' il punto così di ritrovo, di vacanza di tutti quanti i membri della famiglia. Ci si ritrovava d'estate nella casa di famiglia, c'era anche un modo per mantenere un contatto fra i diversi parenti, i cugini, per cui Monterosso era veramente questo punto di incontro della famiglia. Il padre di Montale è stato anche assessore nel comune di Monterosso. Ci sono delle opere a Monterosso che sono state sovvenzionate dalla famiglia Montale, l'asilo, altre cose importanti. Lui ha cercato attraverso la sua poesia di aderire profondamente a quello che era il paesaggio ligure, che poi io ligure tra virgolette, perché se noi parliamo di Liguria, le Cinque Terre non è più Liguria, cioè Montale parla delle Cinque Terre come di un paese della Calabria. In effetti si può arrivare sino a Levanto, poi da Levanto in poi sino a Porto Venere abbiamo un paesaggio completamente diverso. Se noi guardiamo questo paesaggio, l'agave arrabbicata allo scoglio, se guardiamo il pinastro che viene strappato dal mare, e noi abbiamo questa precarietà della vita, questa difficoltà di vivere. Di solito un poeta, quando parla di un ruscello d'acqua, ne parla come una fonte di vita. Montale riesce addirittura a parlare di strozzato, il rivo strozzato che gorgoglia, quindi vede la sofferenza anche nel ruscello dell'acqua, il cavallo che stramazza, e il falco alto elevato, questa solitudine. E poi c'è l'immobilità, cioè l'agave per lui è questa immobilità, cioè questa, quasi essere costretto, come in Riviere, quando parla dei tamerici,
e dice questi alberi che sono costretti a vedere questo orrore di visioni, che poi è tutto quello che il mare scarica sulla riva. Quindi c'è il tragico della vita che viene rappresentato su queste spiagge, dagli ossi di seppia, dagli stracchi della tempesta, oggi purtroppo dalla plastica. Quel mondo è sparito, è rimasto per fortuna il paesaggio che noi diciamo facciamo conoscere ai giovani nei nostri percorsi montaliani è il paesaggio di Montale, ma non solo il paesaggio, anche i suoni. Noi abbiamo in questi percorsi due aspetti, uno è quello sul versante mare, dove abbiamo una sonorità diversa, la sonorità del mare, degli uccelli, dei gabbiani, poi abbiamo l'interno, dove c'è invece una pace interna, interiore, che è quella degli ulivi, dei limoni, ed è un mondo appartato, quasi negato al mare. Il mondo delle muffe, dei silenzi, ne parla appunto in Fine dell'infanzia Montale. Quando io venni al mondo, Genova era una delle più belle tipiche città italiane. Aveva un centro storico ben conservato. Il mare dei tetti grigi d'Ardesia lasciava allo scoperto incomparabili giardini pensili e a partire dalla regale via del centro, una ragnatela di carruggi che giungeva fino al porto. Genova era una città fatta a chiocciola, con un centro unico abitato dai ricchi e dai poveri. Montale, tipicamente genovese, lui in famiglia non ha mai parlato italiano con noi, mai, ha sempre, anche negli anni, lui è stato lontano da Genova per mezzo secolo, ma in famiglia non ha mai parlato italiano, sempre attaccato al dialetto che era un po' la madrelingua di allora, perché in famiglia si parlava il dialetto. E quindi questo attaccamento proprio alla città, così nella sua natura, nel carattere dei suoi abitanti, nelle sue radici, è rimasto profondamente radicato, anche se si è allontanato da Genova, però non ha mai dimenticato che poi i ricordi degli anni verdi sono i ricordi che soprattutto in vecchiaia rimangono più vivi. Basti pensare che le ultime poesie fanno molto riferimento ai primi anni della sua vita. C'è questo ricordo che è molto vivo, che è molto legato alla sua famiglia, al carattere dei suoi familiari, dei suoi fratelli, che erano molto profondamente genovesi, nel senso di attaccati proprio a un certo stile, a un certo carattere, insomma, che era poi anche il suo carattere, cioè chiuso, apparentemente così un po' scostante qualche volta, ma lui lo descrive in un suo scritto dicendo: l'atteggiamento del genovese è l'atteggiamento stundaio, no? È una parola genovese che praticamente è intraducibile. Chiusi ma con una forma di superiorità intellettuale rispetto agli altri, insomma, così. C'è questa radice genovese profonda che gli rimane nel tempo, perché anche se lui poi vive lontano dalla sua città, questo ricordo lo ha sempre molto forte, anche se poi Genova, come dice lui, gli è stata avara di ricompenso, di soddisfazioni, perché in pratica si è voluto crearsi uno spazio nel suo campo, ha dovuto allontanarsi dalla sua città. Era grande il terrazzo e girava da due lati. Non vi passeggiava che mio padre, prima dell'imbrunire, a cena finita. E al mattino, verso le 8, ci facevo una lunga sosta anch'io, per spiare l'arrivo dell'omnibus a cavalli dell'Istituto Vittorino da Feltre, che doveva condurmi a scuola con pochi altri privilegiati. Qui in Corso Dogali Montale è nato. Non è questa la sola casa che Montale ha abitato a Genova, è la prima e per certi aspetti più importante. La famiglia di Montale era una famiglia di estrazione medio-borghese. Il padre Domenico si chiamava anche Domingo, preferivano chiamarlo così in ricordo della sua esperienza sudamericana. Era frequente l'emigrazione di abitanti
della provincia di Genova e della provincia della Spezia in direzione dell'America del Sud. E anche a Domingo Montale non era stata negata questa esperienza. Poi, ritornato in Italia e dopo aver sposato Giuseppina Ricci, madre di Montale, dei suoi fratelli e della sua unica sorella, Domingo Montale con i suoi fratelli e poi assumendone pienamente la titolarità aveva amministrato, aveva gestito un negozio in piazza Pellicceria dedicato al commercio delle vernici e in particolare delle vernici sottomarine, delle vernici destinate ad essere impiegate per le navi. La giovinezza di Montale appare illuminata di bagliori tutti intimi. Esternamente sembra un ragazzo senza ambizioni né qualità. In famiglia non lo considerano più che tanto e lui pare accontentarsi di quel che capita. Negli studi un diploma da ragioniere di cui non saprà mai cosa fare. Eravamo una famiglia numerosa e i miei fratelli andavano allo scagno in ufficio. L'unica mia sorella frequentò l'università. Per me non era il caso di parlarne. In molte famiglie esisteva il tacito accordo che il cadetto fosse dispensato dal tenere alto il buon nome della famiglia. Eugenio il minore e quindi un pochino così lasciato da parte dai progetti familiari in quanto i fratelli maggiori erano destinati a occuparsi del commercio, il padre era un commerciante, quindi dell'attività di famiglia, mentre Eugenio non aveva alcuna destinazione particolare, ha fatto degli studi che lui non amava, probabilmente nella prospettiva di essere inserito nell'azienda familiare, ma in realtà è cresciuto così molto libero nelle sue ricerche e nei suoi interessi. Teatro Carlo Felice a Genova, così come appare oggi, dopo i restauri post-bellici, negli incerti percorsi di un ragazzo che avrebbe già potuto dire «non chiederci ciò che vogliamo», entra un singolare amore per la musica. La sua prima pubblicazione è un commento al Goffredo Mameli di Ruggero Leoncavallo. Montale scrive questa recensione quasi per scherzo. Non ha visto lo spettacolo, è in un caffè con un amico che dovrebbe scrivere l'articolo per un giornale genovese totalmente dimenticato che si chiamava Il Piccolo. L'amico lo esorta a redigere questa testimonianza, questa descrizione della serata sulla base di quello che lui ha visto e non Eugenio ha visto. Montale scrive questo pezzo e, come ricorderà spiritosamente 50 anni dopo, Ruggero Leoncavallo dirà che nessun critico lo aveva capito tanto profondamente quanto lo aveva capito lui, che, lo ripeto, lo spettacolo non aveva visto. A quei tempi non c'erano altre distrazioni, ma la musica aveva uno spazio importante nella formazione culturale. Poi in famiglia in particolare, ma non solo Eugenio, ma tutti quanti i fratelli erano dei melomani appassionatissimi, insomma. E lui, appassionatissimo anche perché era una passione coltivata nell'ambiente di famiglia, ha poi studiato musica e quindi queste sue conoscenze si sono particolarmente approfondite. E quindi questa direi che è stata una passione veramente importante e determinante. Probabilmente se non avesse interrotto gli studi avrebbe anche potuto avere una certa possibilità di esordire in un campo che a lui era particolarmente congeniale. Molti anni dopo, Montale diventerà il critico musicale del Corriere della Sera. Montale aveva la passione della musica e però non se ne parlava minimamente ovviamente al Corriere. La fortuna sta nel fatto che un bel giorno lui è a Venezia c'è la prima di Stravinsky della carriera di un libertino e il Corriere non ha nessun critico e lui telefona chiedendo
insomma, se non spiaceva al giornale, che fosse egli stesso a occuparsene. Dal giornale gli venne la risposta positiva. Siamo nel 1951. Ecco, direi che da quel punto di vista nasce questa sua altra carriera che inizia nel 54, quando al Corriere di Informazione gli viene affidata proprio la critica musicale, e che lui terrà fino al 67, se non vado errato, cioè la terrà per diversi anni, e anche con una certa contentezza, perché una delle cose che dirà sarà proprio del tipo: mi volevano bene, credo non sia mai successo che anche i comprimari scrivessero a un critico musicale per ringraziarlo di averli citati. Ma la vera passione di Eugenio è un'altra, più segreta e imprevedibile. Anche dopo il ritorno dalla guerra e fino quasi alla vigilia della morte avvenuta nel 1923 del baritono Ernesto Sivori, Montale va a lezione privata di musica, incerto ancora se assumere il ruolo del baritono oppure del basso. Noi concretamente non sappiamo come questo apprendistato abbia esattamente avuto luogo, ma quello che è certo è che durante la sua lunga e operosa esistenza, e soprattutto negli anni della maturità e della vecchiaia, Montale si è spesso divertito a stupire coloro che gli stavano accanto, o nel suo ufficio del Corriere della Sera, o andando in visita per questo o quel teatro italiano, rivelando proprio questo suo talento che un po' snobisticamente egli amava enfatizzare, illustrando il fatto che se avesse davvero seguito la sua vocazione, egli sarebbe probabilmente diventato un baritono o un basso di primissimo piano. Dalle arie spensierate della Belle Époque alla malinconia dei canti di guerra. Questo è il ponte di Bassano del Grappa, un'immagine simbolo della prima, grande, drammatica guerra mondiale combattuta dagli italiani. Tra i tanti ragazzi che partono per il fronte, molti sono scrittori che non hanno ancora scritto niente, ma presto avranno tragiche cose di cui parlare. La giovinezza perduta, il grande gioco crudele, il diventare adulti, tutto d'un colpo. Nel 17 Montale va a combattere fra i monti del Trentino come ufficiale di fanteria. Val Morbia. Discorrevano il tuo fondo fioriti nuvoli di piante agli asoli. Nasceva in noi, volti dal cieco caso, oblio del mondo. Tacevano gli spari. Nel grembo solitario non dava suono che il leno roco. Sbocciava un razzo sullo stelo. Fioco lacrimava nell'aria. Le notti chiare erano tutte un'alba e portavano volpi alla mia grotta. Val Morbia, un nome, e ora scialba memoria. Terra dove non annotta. Rovereto dall'alto. Entrando nella città riconquistata all'Italia, Montale vive un'esperienza tra le più drammatiche della sua vita. Assistetti alla fucilazione di un nostro soldato, colpevole di saccheggio. Credo che avesse rubato un orologio. Alla scarica vidi chiaramente una cosa bianca che saltava in aria, il cervello, mentre il corpo si afflosciava giù. Era come un sogno. Un grande sogno in cui tutto poteva accadere. Io avanzavo come un sonnambulo. Subito dopo ci dissero che avevamo vinto la guerra. Per me i ricordi più indimenticabili sono quelli di certe notti, nella buona stagione,
che passavo sdraiato sull'ingresso della mia grotta. Con la luna sembrava che la valle salpasse. In basso sentivo il leno che mormorava, roco. Sbocciava un razzo, lacrime nell'aria. Udivo un trapestio insolito. Un odore acre mi pizzicava il naso. Erano delle volpi venute a farci visita. Così, senza accorgercene, si arrivava all'alba. Montale torna dall'esperienza bellica, carico di un'ispirazione poetica nuova e potente. Comincia a scrivere in solitudine, sollecitato dalle suggestioni di un altro grande poeta ligure che in quegli anni comincia ad affermarsi, Camillo Sbarbaro. Montale è ancora un giovanotto sconosciuto, ma ha già nel cassetto un primo libro di poesie